Ciao ragazzi, oggi vedremo un video competizione fra due icone dell'orologeria anni 90, orologi sicuramente conosciuti da tutti voi, ancora oggi desiderati perché sono molto attuali e da questi orologi si sono create poi delle tradizioni, ci sono oggi degli eredi di questi orologi, stiamo parlando di Rolex Submariner 16610, Omega Seamaster 300. E sono due orologi che hanno una base di specifica molto raffinata e anche, devo dire, quasi 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 proprio confrontabile, perché andremo a vedere alcune cose in comune che hanno questi orologi. Sono due orologi cronometro che hanno abbracciato anche il desiderio di molti di voi che mi domandano, per esempio, delle opinioni su Seamaster 300, su Rolex Submariner, orologi che sono molto piacevoli da vedere e sicuramente iconici, sono dei cult watch, vedremo anche al banco perché. Questo è un video che volevo fare da diverso tempo, ho aspettato l'occasione giusta per farlo, per avere due orologi tra virgolette molto simili fra di loro, poiché bisogna anche prendere degli orologi che siano stati revisionati di recente, in modo da avere proprio l'apice delle prestazioni dei due orologi per mettere a confronto quelle che sono la base di evidenza, dalla quale poi potremo trarre le nostre conclusioni alla fine di questo video, che vedrà esporre da parte mia quelle che sono una base di specifica, come vi dicevo in apertura del video, dei due orologi, alcuni dettagli riguardanti le strutture, la struttura di questi orologi, primaria e secondaria, i calibri che vedremo insieme, poiché se parliamo di competizione non possiamo non parlare del motore di questi orologi, vedendoli insieme, e poi scendendo in pista, andando a confrontare proprio le prestazioni di questi due orologi per vedere se c'è uno che diciamo spinge più dell'altro, andando a vedere in pratica precisione, accuratezza di questi due fantastici strumenti. Ma adesso iscrivetevi a Watch Fan, così almeno potete attivare anche la campanella delle notifiche, giustamente, così non vi perderete i miei prossimi video. E adesso andiamo al banco. Ecco i due sfidanti di oggi. Qui arriviamo da tempi lontani. Rolex Submariner 16610 1996, Omega Seamaster 300 1998. Innanzitutto un po' di dati storici. Questi orologi nascono nel 1988, il Rolex 16610, nel 1993 invece l'Omega Seamaster 300, che stiamo vedendo anche un po' a confronto. Due orologi che sono diventati dei cult watch, addirittura riproposti più volte e anche al passo coi tempi, perché oggi questi orologi, che hanno degli inserti ghiera in alluminio in questo momento, questi due esemplari, oggi sono replicati con inserti in ceramica, liquid metal, addirittura compare anche su Omega a un certo punto, che è una lega brevettata, dove abbiamo un cambiamento sostanziale anche nella parte di illuminazione, perché qui abbiamo dei bicchierini trattati in trizio che poi passeranno, visto che qui abbiamo 96, passeranno poi a cavallo del 97 in super luminova, come sono questi pallettoni. E difatti, se andiamo a vedere bene il nostro Seamaster, eccolo qua, abbiamo dei pallettoni in luminova e fanno anche molta luce, lo potrete vedere anche nel video dedicato a questo orologio che ho pubblicato in passato. Mentre qui abbiamo un trizio che ormai ha proprietà luminescenti in decadimento, ma non totalmente, perché questi orologi, questi Rolex, sono ancora visibili al buio, un po' poco, però sono visibili, si riesce al mattino con un occhio, tra virgolette, al buio da diverse ore, a riconoscere ancora un pochettino l'ora. Addirittura guardate anche lo stato, cioè qui abbiamo la bisellatura sull'ansa di questo 16610 e qui abbiamo la classica ansa ad elica, dove andiamo a vedere un particolare in vista laterale. Flashness diversi sono i vetri, ma in comune hanno il materiale, perché se è zaffiro, un vetro dom come stiamo vedendo su Omega, mentre un vetro piatto molato sul perimetro con lente ciclope su Rolex Submariner. Altra cosa particolare è che, visto che siamo su orologi da sub, sono le ghiere. Vi dicevo, inserto in alluminio per entrambi i modelli, ma andiamo a vedere la rotazione.
Questa è una rotazione, se avete ascoltato il suono di questa ghiera, che si ripete ancora oggi nei modelli attuali di Seamaster 300 che ho avuto modo di provare, mentre è cambiato il sistema su Rolex Submariner. Andiamo ad ascoltare anche il suono. Molto più silenzioso. Qui abbiamo una piccola molletta che è classica anche per altre referenze come GMT, però qui abbiamo questa cremagliera in unidirezionale, come del resto anche Omega Seamaster, dove oggi però è cambiato un sistema perché abbiamo delle sfere che fanno da punto di riscontro sulla rotazione con un cricco, ed è un pochettino anche diversa, leggermente anche più integrata. Ma parlando di integrazione, qui su questa è molto più semplice rimuovere la ghiera che sul Seamaster 300. Andiamo a vedere anche perché. Ecco. Guardate, la ghiera stacca il suo profilo, questa è la zona di confine, però se andiamo a vedere affonda all'interno dell'elica, che andiamo a vedere in questo punto qui, se riusciamo a notarla. Ecco, e qui siamo sotto il profilo della Carrure dell'orologio, mentre qui invece abbiamo un confine lineare lungo tutta la parte della Carrure, e difatti è molto più semplice andare a rimuovere questa ghiera. E la corona, spallette di protezione per entrambi i modelli. Noi abbiamo visto in passato le casse di Omega sempre asimmetriche, proprio volutamente per andare a proteggere questo elemento, ma l'asimmetria si presenta anche su Rolex. Guardiamo bene perché questo può confondere delle volte, ma guardate bene l'ansa di sinistra con l'ansa di destra. Attenzione, questo non è un orologio al quale è stato riportato un materiale e dove si è sbagliato per caso il riporto di acciaio. No, perché questo è un orologio coevo, mai toccato in vita sua, quindi arriva così dal 1996. È un orologio che stiamo vedendo con i suoi pregi, con i suoi difetti, ovviamente qualche righetta, ma l'indicatore famoso, il simbolo sulla cassetta è la cosa principale in questa realtà. E andiamo a vedere quindi questa ansa leggermente più piena rispetto a quella di sinistra. Questa rimane un po' più sfinata, ma abbiamo comunque sempre la protezione delle spallette sulla corona, che è molto molto più dimensionata rispetto a quella del Seamaster. Qui inoltre abbiamo anche la valvola manuale di sovrappressione dell'elio per il Seamaster, e 300 metri è la resistenza comune, fattore comune di resistenza di questi due orologi. Guardiamo anche i bracciali. Il Seamaster, con questa maglia molto elaborata con due maglie centrali, è una maglia unica invece sul Rolex Submariner, un po' più rumoroso, nonostante siano orologi concepiti più o meno nello stesso periodo. Più silenzioso è il suono del bracciale di Omega, che ha una chiusura con rivetto. Andiamo a vederlo, entrambi dotati di sistema di prolunga. Questa è la pressione che è necessario fare sulla cassetta invece del Seamaster, dove le abbiamo in contatto. Eccola qua, mettiamo a contatto la cassetta e questo è il risultato. Ovviamente, a parità di anni, Omega è sempre un pelino avanti con delle iniziative, tra virgolette, tecnologiche, anche manifatturiere. Rolex procede più a piccoli passi, lo abbiamo visto poi più avanti, all'inizio degli anni 2000, l'implementazione dei calibri coassiali, cosa che qui siamo ancora un po' lontani, ci vorranno ancora qualche anno prima di arrivare a quelle soluzioni su scappamento. Cosa possiamo dire altro? Lo spessore. Spessore, infatti qui abbiamo uno spessore molto contenuto perché è un orologio che equipaggia il calibro 11-20, che è una declinazione di ETA cronometro,
che ha sostituito i primi calibri implementati per questo tipo di orologio, che erano gli 11.08, mentre qui abbiamo il solito 31-35 cronometro uscito nel 1988 fino al 2020, quindi con un buon sviluppo, ma vedremo poi fra poco quali saranno le performance di entrambi i calibri. Sono uno antagonista dell'altro, due competitor puri per due orologi veramente iconici che ancora oggi sono molto attuali e quindi replicati dai costruttori. Ma io adesso vi mostro una cosa, perché quando la passione, ecco, da questo risultato, ecco, guardate un po', questa è la rivista Orologi che vi mostro del maggio 89, guardate un po'. E lui, qui si parla di re d'estate, Mister 16610, ed è bello mostrarvi questo orologio insieme all'articolo originario, ben tenuto, dove testimonia proprio anche l'uscita. Qui addirittura abbiamo anche un Tag Heuer, cioè guardate che orologi che faceva anche Tag Heuer una volta, molto belli, li preferivo. E questo è il 16610, qui andiamo a vedere, prezzo 2.800.000 lire, ragazzi, siamo molto lontani dai prezzi odierni. E un'altra cosa, non è finita, perché adesso tocca a lui. Questa è la testimonianza, veramente io sono molto contento di aver acquistato questo orologio e avere l'articolo originale di quando questo orologio è uscito. Ecco perché Cult Watch, perché è vero, sono entrambi due Cult Watch, e questa è la pagina che va a testimoniare, eccolo qua, l'uscita del Seamaster 300. Qui avevamo ancora le diciture cronometro, e questo è l'orologio che stiamo vedendo, proprio questo che ho io. Infatti è un valore aggiunto sicuramente per chi ama questo orologio, per chi ama Omega, avere la documentazione originaria giornalistica dell'epoca di quando sono usciti questi due bellissimi gioielli. Ma parliamo di dimensioni, perché siamo su dimensioni ovviamente non eccessive. Abbiamo un 40-99, quindi un 41, il famoso 41. Vi ricordo che Seamaster è stato anche fatto in mid-size, 36 mm anche. 41 è il diametro, un lug to lug che deve essere però calcolato sull'estremità dell'ansa, perché il polso ha questa forma, quindi dobbiamo andare a prendere l'estremità andando a calcolare la dimensione, che è di 53 mm. Se volessimo prendere l'ansa dovremmo andare qui, abbiamo un 47 mm. La nostra corona 5,49, e concludiamo in bellezza con la dimensione, con lo spessore dell'orologio, eccolo qua, 11,7, che sono 11,81, e una larghezza della maglia a 20,24. Submariner, eccolo qua, 39,90, siamo più contenuti, quindi 40 mm classico, il lug to lug, siamo a 47,68 spessore. Abbiamo un 12,92, quindi 13 mm quasi, la corona ovviamente è un diametro più maggiorato rispetto all'altro, siamo a 7 mm. Se vogliamo, ecco, misurare anche il... abbiamo 19,20 per la larghezza, magari per mettere un cinturino. Sono le dimensioni dei due orologi. Vogliamo fare adesso anche una prova anche sulla bilancia, ed eccola qui, andiamo a misurare, andiamo con Submariner per polso da 17, siamo a 126 grammi, procediamo con Omega, polso sempre 17, 154 grammi. Questo è dato da una tecnologia diversa di lavorazione della cassetta, perché questa è un elemento lavorato di macchina, come potete vedere chiaramente, con anche questi le cerniere per la regolazione. Anche le prolunghe sono ovviamente lavorate per essere, andiamo a vederle un attimo,
Eccole qua, sono prolunghe anche molto dimensionate a livello di cartella, di struttura, si chiudono ad interferenza, eccole qua, lo scatto è molto robusto, mentre su Submariner abbiamo una concezione tipicamente anni 70 ancora, perché questa è una lamiera stampata, stessa cosa possiamo dire anche della cassetta che è proprio stampata in lamiera, mentre la prolunga, eccola qui, abbiamo sempre i due lamierini, però devo dire che è molto più efficace sicuramente il sistema di chiusura della prolunga del Submariner. Qui abbiamo sì dei punti deboli in entrambi gli orologi, perché ci possono essere, vabbè, qui abbiamo un po' di abbiamo interferenza, qui abbiamo l'anello che nel tempo potrebbe andare a piegarsi, però le giunzioni quelle vanno sempre controllate. Un'altra cosa, parliamo dei fondelli di questi due mostri sacri. Abbiamo il classico fondello che si ripete in tutte le referenze su Submariner, mentre questo è bellissimo di Omega, dove abbiamo l'ippocampo, simbolo proprio di Omega che abbiamo visto anche in passato. Cosa ben diversa è andare a recuperare poi il disegno, se abbiamo una superficie lisa, del fondello, dovessero passare veramente i lustri, i decenni, mentre è molto più semplice andare a rilavorare un fondello come quello di Rolex, che viene replicato poi su tutte le referenze. Una cosa che vi mo voglio mostrare adesso è la fluidità di marcia di entrambi gli orologi. Qui stiamo parlando di orologi da 28.800 alternanze ora. Sì, abbiamo una fluidità diversa però. Adesso concentratevi bene, osservate bene la sfera rossa secondi di Omega e la sfera secondi di Rolex. Qui abbiamo una fluidità maggiore, leggermente maggiore su Rolex, perché tutto sta nella realizzazione delle ruote, nella progettazione delle ruote interne, perché ci sono dei fattori che vanno a influire proprio sulla linearità, sul movimento della sfera stessa. Vedete, qui c'è un piccolo micro step, nonostante all'interno di un secondo siano gli stessi step per entrambi gli orologi, ma i fattori come il passo circonferenziale o la curva epicicloidale, il profilo dell'ogiva del dente che va a interferire sull'ogiva del pignone, a seconda del disegno, possono avere questa fluidità maggiore, quasi che dia l'impressione, a me capita ogni tanto con qualche Rolex di andare a vedere, ma è ferma. E invece no, si sta muovendo, perché in quel secondo in cui si guarda con l'occhio concentrato su un'altra parte, sembra che quella lancetta sia ferma, invece è in funzione. Cosa un po' più diversa, come abbiamo visto su Omega, che procede sempre con gli stessi step, ma ripeto, con quella continuità maggiore rispetto su Rolex. Bene, adesso andiamo a vedere. Beh, cosa dobbiamo vedere? Andiamo a vedere qualche particolare, giusto così, di dettaglio, e poi passiamo al cronocomparatore. Fra poco, ragazzi, vedremo un braccio di ferro fra questi due mostri, quindi andiamo a lucidare i bicipiti. Scopriamo il motore di Omega, eccolo qua, Seamaster 300, e abbiamo l'Omega 1120, il secondo volto già conosciuto, il 3135 di Rolex, che saranno fra poco messi a confronto. Ma parliamo un attimino di Omega 1120, questo calibro che è lo sviluppo dell'ETA 2892, certificato però cronometro. Ha una modifica al suo interno rispetto ai normali ETA 2892, con l'aggiunta di un dente sul bariletto e anche sulle ruote di trasmissione per migliorare la stabilità, mentre la spirale è una spirale racchetta Etachron con spirale realizzata in Nivarox e bilanciere e volantino Glucidur. Questo favorisce poi anche le proprietà riguardanti anche l'influenza termica da parte in caso di fattori esterni. Qui abbiamo invece un movimento che è leggermente, anzi un po' più dimensionato, un po' più grande, che non necessita quindi di distanziale come su Omega.
E abbiamo il 3135 che è installato perfettamente all'interno del vano orologio. Non è trattata la spirale Breguet di questo 3135, poiché il parachroma arriverà poi più avanti nel tempo. Qui siamo nel 96, ma tutta l'architettura non cambia, non ci sono state modifiche sostanziali. Sono due calibri che hanno pregi e difetti entrambi. Non c'è un calibro, forse possiamo dire che Rolex è un po' più avanti, ma perché c'è uno studio diverso, è un calibro che è stato studiato con alcune caratteristiche. Per esempio, guardiamo la massa oscillante, guardate l'ampiezza della massa oscillante. Ora, se noi non prevedessimo il collegamento, il link fra i sistemi dell'automatico nella parte inferiore, avremo una massa, quella di Rolex, con più coppia naturale rispetto a quella di Omega, perché abbiamo un raggio che è più ampio rispetto alla concorrente, quindi la misura del raggio per l'accelerazione a forza di gravità favorisce quindi la coppia maggiore su questo orologio rispetto all'Omega, che, ma questo vi sto dicendo, ragazzi, comunque con l'assunzione di non avere nessun collegamento nella parte sottostante. Per il resto il dinamismo ovviamente non cambia, sono due masse oscillanti che ruotano perfettamente, bidirezionali, stessa frequenza, e quindi che vanno a comportarsi in maniera efficiente sulla parte della ricarica. Tra l'altro anche 2892 con la issue A2, col dash number A2, è stato anche migliorato sotto il profilo dell'efficienza di ricarica. Quindi qui abbiamo un 2892 completamente sviluppato. Ma io adesso, visto che siamo di fronte a due concorrenti, vi faccio ascoltare come piace a me. Ecco il rumore, il suono di questi motori. Questo è Omega. Andiamo ad ascoltare invece Rolex con 3135. Ecco, qui bisognerebbe stare veramente i minuti a sentire questo suono, perché cantano come dei cardellini. Ok, adesso possiamo sistemarci e scendere in pista per andare ad assistere a questo confronto. Siamo alla via della nostra prova funzionale, il nostro confronto. Vediamo subito i valori: 317 su Omega, 312 di amplitudine su Rolex, valori che, ecco, 319 adesso su Omega, ma sull'anticipo c'è una netta differenza, perché abbiamo il riscontro di due valori più 7 su Omega, mentre uno stabile meno 1, meno 2 su Rolex. Se ci sarà un terzo valore a più 7, considererò più 7 il valore 0, dal quale partirà poi la valutazione sull'accuratezza dell'orologio. Passaggio alla prima posizione, vediamo un attimino se abbiamo contrazione di valori, escursioni da registrare. Lievemente su Omega scendiamo, dovremmo scendere di qualche secondo, che vediamo essere al prossimo valore, mentre su Rolex continua questa leggera variazione, ma di quasi nulla, siamo a 2 secondi di escursione, mentre a 5 di ritardo su Omega. Quindi siamo passati da più 7 a più 2, meno 1 in questo momento. Cambiando posizione, siamo pari a Rolex. Le alternanze sono molto più elevate su Omega, guardate, perdita minima 18 gradi addirittura, passando su più orientamenti sulla verticale, mentre scendiamo sensibilmente proprio su Rolex a 2,67. Quindi in questo momento Omega soffre meno la variazione di posizione, mentre si registra una stabilità adesso ancora maggiore su Omega, perché non abbiamo più quel netto anticipo che avevamo all'inizio, ma la linea migliore a livello di pulizia di segnale la troviamo su Rolex. Sicuramente lo vedete anche dallo storico dei campionamenti che stiamo facendo. E andiamo adesso quindi a evidenziare nella parte inferiore, alla schermata bianca superiore del cronocomparatore, una variazione, una stabilità maggiore su Rolex, un picco invece che abbiamo a più 3 con un meno 1 su Omega, e ci portiamo sull'ultima penultima posizione con quadrante rivolto verso il basso. Quindi l'asse che farà più l'asse che lavora gli assi che lavoreranno di più saranno quelli sul lato quadrante, e abbiamo un più 2 su Omega.
E qui, anche se abbiamo questa posizione contraria rispetto a quella iniziale, non abbiamo quell'anticipo sensibile che avevamo a più 7, che forse registreremo poi negli ultimi 15 secondi di posizione, ed eccola qui, quelli che stiamo osservando. E quindi da qui possiamo prepararci poi per un piccolo debriefing su questa prova funzionale che ha visto i nostri orologi coinvolti. Bene ragazzi, foglio alla mano, andiamo a vedere un attimino quello che è successo durante questa prova. Partiamo da Rolex. Abbiamo avuto un picco di 312 gradi di amplitudine meno i 264 che è stato il punto minimo, quindi abbiamo 48 gradi di perdita. Su Omega invece abbiamo avuto un picco di 318, quindi qualche grado in più rispetto a Rolex, e un punto minimo di 288, quindi dal massimo al minimo passano 30 gradi di perdita, che sono 18 gradi in meno di perdita rispetto a Rolex. Ma è sull'accuratezza che c'è qualche differenza, perché le escursioni su Rolex sono di 3 secondi soltanto in tutte le posizioni che abbiamo visto insieme, mentre su Omega l'escursione è un po' più ampia, quindi meno accurata, ma sempre a specifica, perché perdiamo 8 secondi quando l'escursione Cosca è di 10 secondi, quindi da meno 4 a più 6, mentre l'escursione Rolex, come vi ho detto, è di 2-3 secondi, molto ristretta a confronto. Questo ovviamente a temperatura ambiente. Beh, comunque dovessimo dare un pass o un fail, sono entrambi orologi che hanno passato un test, tra virgolette, così fra di noi, no? Due orologi che si equivalgono, ovviamente due generazioni identiche, ma con una scuola di pensiero anche diversa. Omega monta un calibro che è di derivazione ETA, si può dire sempre fatto in famiglia, ma ha portato delle modifiche, come vi ho detto durante il video, che a poter competere con il signor 3135, che è un calibro veramente eccellente, e lo abbiamo visto tutti quanti insieme. Bene, il mio video è finito a questo punto, abbiamo visto tutto quello che potevamo vedere su questi orologi molto conosciuti dal punto di vista del mercato, molto molto richiesti, anche perché il Submariner, questo è il classico daily watch per eccellenza, ed è un daily watch anche per eccellenza il Seamaster 300, perché l'ho acquistato proprio per la base della sua genuinità, un orologio da utilizzare tutti i giorni, tra l'altro come proprio Rolex Submariner, che quindi portano da decenni una linea ancora attuale, prevista proprio a listino e a catalogo da entrambi i costruttori, ma un evergreen, un orologio evergreen, veramente difatti il mercato lo apprezza molto, e i risultati si vedono anche dall'andamento di mercato di entrambi i modelli. Voglio dire, Rolex Submariner ovviamente è tra virgolette portato in alto anche da tutti i suoi fratelli, parenti eccetera, che hanno avuto un'evoluzione, un apprezzamento in termini di economici senza paragoni rispetto ad Omega, però anche Omega, un orologio che una volta costava 1.900.000 lire, mentre questo qui a listino costava 2.800.000 lire, l'abbiamo visto anche insieme sui giornali dell'epoca, oggi portano ad avere un costo di 3.500 euro comprensivo di full set, mentre in full set ben tenuto siamo all'incirca a 12.000-12.500 euro per questo esemplare. Beh, e c'è una bella differenza, una bella escursione fra di loro, però alla fine non dobbiamo guardare soltanto il lato economico, ma dobbiamo guardare il trasporto, la passione che questi orologi ci danno al polso. Io vi ho fatto ascoltare anche il suono del loro motore, proprio per entrare in profondità all'interno della mente con tutto il sentimento che possiamo metterci andando a vedere questi due bellissimi gioielli. Bene ragazzi, il video è finito, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi a Watch Fan, attivate la campanella delle notifiche, andate su Instagram, Watch Fan 80 è il mio profilo, se volete mi iscrivete, se volete qualche curiosità, se altrimenti nulla, e noi ci vediamo alla prossima volta. Ah, ho anche un gruppo Facebook, Watch Fan su Facebook, dove potete condividere il vostro quotidiano, questo è il mio, e ci vediamo presto, ciao a tutti.